Buonasera a tutti, bentrovati, buon anno. Ci rivediamo di nuovo a Civitanova per i martedì dell'arte. Solitamente eravamo abituati nelle mie lezioni a parlare di arte contemporanea, quindi di arte del Novecento, invece quest'anno abbiamo deciso con la signora Donati di concentrarci un secolo prima, quindi le mie lezioni verteranno su tre grandi maestri dell'Ottocento. Questa sera iniziamo appunto con il grande Eugène Delacroix. Ho deciso di intitolare questo mio primo incontro Il genio romantico. Non so quanti di voi conoscono Eugène Delacroix, però se vi cito, e poi la vedremo, La libertà che guida il popolo, il celebre manifesto francese dei morti rivoluzionari del 1800, non solo in Francia, ma un po' in tutta Europa, sicuramente è un'opera che ben conoscete. Siamo in un periodo particolare, siamo appunto nel XIX secolo, nell'Ottocento. Delacroix nasce alla fine del 1700, 1798, in Francia. E l'Ottocento è un secolo che si caratterizza per essere stato il secolo del Romanticismo, questa grandissima corrente che abbraccerà la letteratura, la musica, le arti, e Delacroix sarà insieme a Géricault il più grande protagonista del Romanticismo francese. Il Romanticismo in arte ha preso diverse sfaccettature. C'è un Romanticismo nordico, inglese, tedesco, che guarda soprattutto all'aspetto della natura, e quindi la natura diventa un po' non solo lo sfondo dei paesaggi come siamo abituati a vedere la natura almeno fino al 1700, ma diventerà protagonista dei dipinti, e quindi penso a Constable, a Turner, per citare i celebri maestri inglesi, penso a Davel, Caspar Friedrich, I viandanti sul mare di nebbia, per parlare appunto dei pittori tedeschi. Però c'è poi un romanticismo francese, e lo vedremo questa sera con Delacroix e anche in parte con Géricault, che invece non punta all'aspetto del paesaggio e della natura, del sublime, ma che mette al centro delle loro ricerche tematiche più legate alla società del tempo. Essendo loro francesi, vivono, sono figli del loro secolo e del loro stato. La Francia, nel 1789, luglio dell'89, dà vita alla grande rivoluzione francese, che coinvolgerà in primis la Francia, ma che poi sarà viatico per molti stati europei del XIX secolo, non ultima anche l'Italia, con i suoi morti e le sue guerre di indipendenza. E poi ci saranno altre insurrezioni, come quella del 1830, le tre giornate di Parigi, del 27, 28 e 29 luglio del 1830, dove appunto in Francia il tema di quegli ideali di liberté, égalité, fraternité, è chiaro che saranno la Bibbia per non solo i cittadini parigini, i borghesi parigini, ma anche per i pittori francesi. Appunto, Eugène Delacroix nasce in un periodo storico molto particolare, un periodo storico che si apre nel 1800 con il congresso di Vienna, che porterà in Francia di nuovo sul trono Luigi XVIII, e dopo Luigi XVIII, che viene messo appunto di nuovo sul trono francese, dopo che quella rivoluzione del 1789 invece aveva spodestato la monarchia in Francia, torna di nuovo al potere in Francia un monarca, e dopo di lui Carlo X. Ecco, Carlo X è un po' il monarca che porta la Francia indietro nel tempo pre-rivoluzionario. Carlo X sarà appunto il sovrano che ripristina la monarchia, toglie alcune libertà, tra cui la libertà di stampa, dà vita ad una legge elettorale a favore, chiaramente, dell'aristocrazia e della monarchia francese. Tutto ciò porterà di nuovo, come se quella rivoluzione del luglio del 1789 non ci fosse mai stata, allo scoppio appunto delle celebri tre giornate di Parigi del 1830.
le tre giornate del luglio, del 27, 28 e 29, che tra l'altro quella del 28, la data media tra le tre, sarà spunto per Della Croix per generare, per partorire quella celebre opera che appunto tra un po' vedremo, La libertà che guida il popolo. E quindi ho messo una delle tante immagini in cui il popolo francese, i borghesi, il proletariato, la povera gente e la classe media si ribella di nuovo, scende di nuovo in piazza con il tricolore francese per dar vita ad un'ennesima rivoluzione. Ecco, in questo contesto nasce appunto Jean de la Croix nel 1798 a Charenton, che è una località della Francia del Nord. De la Croix appartiene ad una famiglia molto benestante. Il padre era un diplomatico francese, lavorava nelle ambascerie appunto francesi, non solo in Francia ma anche in diversi stati e anche all'estero. Questa è appunto l'abitazione in cui nasce Della Croix proprio alla fine del 1700, 9 anni dopo la prima rivoluzione, la rivoluzione del 1789. Quindi vide in prima persona tutti quei moti rivoluzionari delle tre giornate appunto del 1830, lui aveva 32 anni, e lui dirà che non avendo preso parte attiva a queste tre giornate, decide però di prendere parte come pittore realizzando la celebre opera, il manifesto, diciamo, delle rivoluzioni francesi con La libertà che guida il popolo. Ecco, vi ho messo uno accanto all'altro, due autoritratti, a destra appunto Della Croix, a sinistra Jean-Dominique Ingres. Ingres, pittore neoclassico del 1700, Della Croix un pittore invece romantico, più o meno coetanei, vivono negli stessi anni, Ingres un po' prima, ma Ingres è stato dopo Jean-Louis David, il grande pittore neoclassico francese, il pittore di Napoleone, così come lo era stato Jean-Louis David. Della Croix si pone all'opposto di quell'ideale, non solo all'opposto dell'ideale politico. Ingres è stato un grandissimo sostenitore di Napoleone ed ebbe la sua ascesa coincide con l'ascesa di Napoleone, e la sua discesa coincide appunto con la disfatta di Waterloo e con la disfatta di Napoleone a Sant'Elmo. Pittore prettamente neoclassico. Della Croix invece è figlio della rivoluzione, è figlio della rivoluzione francese, incarna quegli ideali di liberté, égalité, fraternité, quindi non può essere assolutamente vicino alla monarchia e al dispotismo napoleonico. Ma ho messo questi due autoritratti proprio per mostrarvi come anche nella tecnica fossero due pittori all'opposto. Penso che possiamo notarlo tutti. L'autorità di Ingres, alla sinistra, raffigura un giovane 24enne che si ritrae di tre quarti dinanzi al cavalletto, alla tela, molto abile nel disegno, dai tratti molto definiti, quasi come se fosse una scultura neoclassica di Figlia o di Canova, da questo volto anche pallido, no? Quasi porcellana, definito nei minimi dettagli, con un'acconciatura anche dei capelli ben definita, fiero, con lo sguardo appunto che guarda verso di noi mentre è alle prese con un dipinto. A destra invece Della Croix. Beh, sembra quasi un'opera che tra l'una e l'altra siano passati tantissimi secoli, invece sono passati qualche decennio. Un pittore un po' scapigliato da questa acconciatura non perfetta, non definita come quella di Ingres, perché rispecchia l'animo di questo pittore, che rispetta l'animo inquieto del romantico rispetto al neoclassico, che invece è rettilineo, è più composto, è più schematico, è più quadrato, come si suol dire. Ma anche nei tratti. L'autoritratto di destra, conservato al Louvre, tra l'altro, l'autoritratto di Della Croix, è meno definito.
con un tratto meno preciso, quasi sfocato. Proprio perché il romanticismo, a discapito, a differenza del neoclassicismo, preferisce non puntare a quei dettami accademici, figli appunto dello studio, dell'arte del disegno, della preparazione, del bozzetto, ma è più che altro dettato da quella passione, da quell'emotività, da quell'istinto. E questo contorno che inizia ad essere sempre meno definito, l'autoritratto di Delacroix, vedete? Quello di Andrea è molto più definito, guardate la giacca, questa di Delacroix malapena si percepisce i contorni, quella di Andrea invece è più definita, è più netta. Da lì a qualche anno, dall'autoritratto di Delacroix, qualche anno sempre in Francia, nascerà il movimento degli impressionisti. Quindi siamo in una fase di profondo passaggio, sempre in Francia, ma a distanza di qualche decennio l'una dall'altro sembra essere passata un'era. L'era appunto che segna il passaggio dal neoclassicismo al romanticismo e poi in Francia all'impressionismo. Ecco, in questo periodo in cui Delacroix appunto studia, si forma a Parigi, nell'Accademia di Parigi, come tutti i pittori del tempo, Ingres, Jean-Dominique Ingres, realizza l'apoteosi di Omero. Siamo nel 1827, Delacroix aveva 29 anni, era già un pittore affermato, ma vedete come ancora in Francia, in quel periodo, quei dettami neoclassici, Omero, padre della Grecia, il primo grande cantore dell'epica greca, viene immortalato da Ingres, addirittura considerato come una divinità. È proprio sotto Omero che viene cinto con la corona di alloro dalla vittoria alata, ai suoi piedi, a destra e a sinistra, i suoi due grandi capolavori, l'Iliade e l'Odissea, vestite con l'abito verde e con l'abito rosso, e accanto a lui i più grandi personaggi del tempo, da Raffaello ai grandi filosofi, ai grandi letterati, a Dante e altri ancora, che rendono omaggio appunto ad Omero, osannato come una divinità. E non parlo di questo, Ingres inserisce un'iscrizione in greco antico, proprio riportata nel basamento del trono marmoreo, in cui si recita: se Omero è considerato una divinità e allora gli sia reso omaggio come tale, se invece non è ancora considerata come una divinità, venga considerata come tale. Ecco, vedete come nel 1827 ancora i semi del neoclassicismo, di quell'esaltazione della classicità greca e romana, è ancora presente nei più grandi maestri francesi del tempo. In questo periodo, appunto, in cui Ingres realizza questa celeberrima opera, ambientata tra l'altro sullo sfondo di un meraviglioso tempio greco, il nostro Delacroix, invece, ecco, nello stesso periodo in cui, per esempio, Morelli realizza sempre in Italia l'oro di Pompei, l'oro di Napoli, proprio per esaltare gli scavi archeologici condotti tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento in Italia, e mentre Pierre Guerin, il maestro di Delacroix, di stampo neoclassico anche lui, autore tra l'altro di queste due celeberrime opere di stile neoclassico, è in questo contesto dove il neoclassicismo ancora regna un po' dappertutto in Europa e in Francia, Delacroix invece decide di dar vita ad un linguaggio diverso, di abbracciare un linguaggio diverso. Se Ingres e Guerin erano figli del secolo precedente, e quindi negli anni 20, 30 dell'Ottocento sono quasi alla fine della loro carriera, Delacroix invece è all'inizio della sua carriera. Delacroix non è figlio del neoclassicismo, ma è figlio di una corrente completamente all'opposto, che è appunto il romanticismo. E ho messo questa immagine, una celeberrima opera che raffigura appunto l'interno della Sala Grande del Louvre, perché? Perché Delacroix ebbe la fortuna, appartenendo lui a una famiglia molto benestante, di andare a vedere, e come tanti pittori facevano, francesi facevano al tempo, soprattutto i pittori parigini, di andare al Louvre
come appunto vengono immortalati questi pittori, addirittura c'è anche una pittrice che dipinge, copia, ispirandosi, prendendo spunto dai grandi capolavori del Louvre. Della Croix ebbe la fortuna, molto spesso durante l'arco della settimana, di essere accompagnato dal padre prima e poi dal suo maestro Guérin a vedere i grandi capolavori del Louvre. Questa testimonianza di come la formazione di Della Croix sia una formazione accademica, come facevano i pittori al tempo, non compie all'inizio un percorso diverso. Chi è che fa cambiare la rotta della barca a Della Croix è questo grande artista, Théodore Géricault. Vedete, vi ho messo due autoritratti, questo l'abbiamo visto prima, vedete come l'autoritratto di Géricault non ha nulla a che fare con l'autoritratto di Angra. Più o meno ha quelle caratteristiche, anzi ancora meno nitido, ancora meno definito, ancora più romantico, in un certo verso, come l'autoritratto di Della Croix. Non è quello sguardo apollineo di Angre nell'autoritratto di prima, ma uno sguardo inquieto, uno sguardo in cui con questa espressività, dei contorni poco definiti, dei tratti del viso, della capigliatura, delle orecchie, che a malapena il logo si vede e non si vede, ecco che è la dimostrazione di come Della Croix trovi in questo grandissimo maestro francese, 7 anni più anziano di Della Croix, la sua fonte di ispirazione. I due si conobbero, si frequentarono, strinsero un grande rapporto di amicizia e di stima reciproca. Numerose sono le missive, le lettere che i due si inviano l'un con l'altro quando erano distanti per motivi di lavoro, in cui l'uno elogia il lavoro dell'altro, e addirittura la celeberrima Zattera di Medusa di Théodore Géricault fu l'opera che nel 1818 Della Croix ebbe modo di vedere nell'atelier di Géricault mentre era in preparazione. E dice Della Croix, quest'opera fu un po' la goccia, la scintilla che spinse quel Della Croix che si forma, come ho detto, sullo stampo prettamente accademico e neoclassico a cambiare la visione dell'arte, la sua visione del mondo dell'arte. Géricault appunto decide di rappresentare quest'opera e a tal punto, forse l'ho messo in particolare dopo, eccolo qui, ve l'ho messo in azzurro nell'opera La Zattera di Medusa, questo qui ritratto a terra, per stessa missione di Géricault, è il ritratto di Della Croix, che Géricault decide di inserire all'interno della sua opera, rappresentandolo con la faccia rivolta appunto sulla zattera, ma per rendere omaggio all'amicizia di questo suo grande amico. Torno indietro, eccolo qui, in azzurro. Che cosa rappresenta la scena? Tratta appunto da un episodio storico di quegli anni, appunto qualche anno prima, un'imbarcazione francese intitolata appunto Medusa fu costretta al naufragio, si salvarono soltanto una quindicina di personaggi all'interno di questa imbarcazione proprio utilizzando una zattera di legno. E quindi per omaggiare il sacrificio di questi francesi che furono costretti al naufragio, Géricault decise appunto nel 1818 di realizzare questo capolavoro. Un'opera appunto, come vi dicevo, dove non è il paesaggio protagonista assoluto, ma è il martirio, è la desolazione, è il sacrificio di questi 15 personaggi sulla zattera, qualcuno già defunto, qualcuno sconsolato, qualcuno invece che avvistando appunto all'orizzonte l'arrivo di un'imbarcazione che effettivamente salvò questi 15 naufraghi dalla morte certa, trova invece il coraggio. Un'opera in cui Géricault chiaramente fa riferimento al mondo antico. Guardate per esempio come costruisce le schiene e la rotazione delle schiene di alcuni personaggi posti sulla zattera, soprattutto le figure maschili, per esempio questa qui, anche quella che è all'apice della costruzione, che ricorda molto le famose figure di ignudi di Michelangelo della Cappella Sistina.
chiaro che Géricault e Delacroix, come ho detto, si formano nell'Accademia, anzi hanno anche modo di compiere numerosi viaggi anche in Italia, quindi hanno modo di poter studiare i grandi del passato, tra cui anche ispirarsi a Caravaggio. Guardate ad esempio la schiena e la rotazione della schiena di questo personaggio con l'uomo posto di spalle nelle sette opere di Misericordia di Napoli che il Caravaggio appunto realizzò all'inizio del 1600, nel 1607, durante il soggiorno napoletano. Così come anche il gioco delle ombre e delle luci che appunto Géricault riprende da Caravaggio. Quindi ciò non vuol dire che appunto si niega, ci si allontana completamente dall'arte del passato, anzi si guarda ai grandi maestri del passato, ma dando vita ad un linguaggio pittorico completamente differente. Ecco, in questo contesto, dopo aver visto la zattera di Medusa, nel 1822, quattro anni più tardi, Delacroix renderà omaggio a Dante, realizzando la barca di Dante. Ecco, se Géricault qualche anno prima aveva rappresentato dei personaggi, dei naufraghi, su una zattera di legno in preda al mare in tempesta, Delacroix, quattro anni più tardi, rende omaggio al grande Dante, a Virgilio e al loro viaggio nel quinto cerchio dell'inferno, nell'ottavo canto, il canto a cui il girone degli accidiosi, di quelli appunto che sono costretti a patire a causa dell'ira e dell'accidia, raffigurandoli mentre il demone Flaugas conduce l'imbarcazione lungo le acque dello Stige. E Dante e Virgilio vengono coinvolti in questo viaggio su questa barca in preda a un mare, anche questo in tempesta, circondato dalle anime dei dannati. Sarebbe interessante, non abbiamo tempo, non è il momento giusto, ma sarebbe interessante per esempio approfondire, adesso che si celebra, si è celebrato nel 2021 il settimo centenario appunto della morte di Dante, affrontare come la figura di Dante nella pittura francese del romanticismo avesse avuto una grandissima rivalutazione dopo che per tanti secoli la Divina Commedia in Francia non era stata assolutamente mai presa in considerazione. Il viaggio attraverso i tre regni dell'oltretomba di Dante, invece con il romanticismo in Francia, non solo in Francia, anche in Germania e in Inghilterra, verrà invece pubblicata, letta, riletta, analizzata, e Delacroix decise appunto di prendere Dante e Virgilio come protagonisti di questo viaggio. Questo per esempio è il bozzetto che Delacroix realizzò proprio poco prima di realizzare appunto l'opera finita, e nel 1821, l'anno prima appunto di realizzare questa opera, lui scrive una lettera alla sorella in cui appunto dice che deve realizzare un'opera per il Salon de Parigi. Salone era appunto l'esposizione più importante che si teneva a Parigi, e quindi gli manda questo bozzetto dove stava appunto già progettando, ideando la barca di Dante. Però vedete come poi cambia totalmente il modo di dipingerla. Qui era ancora un po' troppo compassato, forse ancora un po' troppo classico, decide di dargli quel tocco più emotivo, più romantico, più istintivo, più drammatico, e decide appunto quindi di accentuare i movimenti, le posture di Dante e Virgilio, così come di rendere ancora più energica la presenza dei demoni intorno all'imbarcazione. Ecco appunto Dante vestito con abiti i cui colori rimandano a tre importanti virtù: il rosso, il verde e il bianco appunto della tunica sotto all'abito verde e il rosso del copricapo, simboli appunto che rimandano alla carità, alla speranza e alla fede. E poi Virgilio che da sempre guida di Dante, è colui che lo conduce i viaggi nei due regni dell'oltretomba e che sarà con lui appunto per istradarlo, per tranquillizzarlo e anche per ammonire i demoni che cercheranno invece di stuzzicare Dante, tra cui lo stesso Flagas, che quando vede arrivare Dante e Virgilio
Ecco che Flavio subito interviene pensando che Dante fosse un'anima dannata, invece è Virgilio proprio a dire a Flagias: stai calmo, stai buono, perché lui non è morto, ma è vivo ed è qui a compiere semplicemente un viaggio. Ecco, Virgilio, simbolo della ragione. Quella ragione che permette all'uomo di poter sfuggire dall'ira, la pena che devono appunto scontare coloro che sono condannati al quinto cerchio dell'inferno. E appunto Flagias, il personaggio mitologico, descritto da Dante in questo cerchio, colui che è custode nel quinto cerchio e colui che guida l'imbarcazione sulla Stige. E vedete come anche la costruzione molto classicheggiante, michelangiolesca, però è quel michelangiolesco non, diciamo, pulito, tra virgolette, non statuario, ma un michelangiolesco denso di emotività. Guardate come curva la schiena ed esce fuori quasi la scapola sinistra da questo remare con forza e con vigore di questo personaggio, mentre un demone cerca di salire sull'imbarcazione con gli occhi arroventati di rabbia e di ira, appunto che è la caratteristica di questi demoni nel quinto cerchio. Eccoli qui, appunto, questi demoni che fra il fango sono costretti a vivere e a sottostare, mentre addirittura c'è anche chi tenta di salire sulla barca, perché sa che nella barca dove c'è Virgilio, simbolo appunto di saggezza, potrà trovare conforto e potrà trovare salvezza, ma chiaramente non verrà consentito a nessuno di salire. Perché? Perché in vita non avevano utilizzato quella ragione. È un monito che Delacroix fa nel suo dipinto per tutti coloro che lo osservano, ossia utilizzare la ragione in vita, quella ragione che spinge o dovrebbe spingere l'uomo a non limitare le libertà altrui, come fanno i vari monarchi francesi, a non limitare la libertà di stampa, a non soggiogare il popolo, ma a lasciare, a concedere il popolo quegli ideali appunto che sono alla base della rivoluzione francese. Ecco qui, si vede poi sullo sfondo proprio il fiume Stige e in fondo la città di Dige, quella città infocata, come dice Dante, dalle mura arroventate, dove dentro vi era il fuoco, una città che rimanda alla Parigi anche in quegli anni, in preda appunto alle rivolte dei parigini che misero a ferro e fuoco la città con le famose barricate, proprio perché tentarono di far valere quei loro diritti e quelle loro libertà negate dal monarca di quegli anni. Ecco, il fiume è lo stesso fiume, lo Stige, dove appunto la famosa figura mitologica di Teti immerse il figlio Achille tenendolo per il tallone, e appunto tenendolo per il tallone nel famoso fiume, fece sì che Achille fu un personaggio mitologico quasi immortale, proprio perché l'unico punto debole rimase appunto il tallone. Qui, che in un'opera neoclassica come questa che stiamo vedendo, del 1700, viene rappresentato il fiume come se fosse un fiume quasi paradisiaco, una sorta di giardino dell'Eden, nell'opera invece romantica di Delacroix si trasforma invece in un fiume demoniaco, dannato, infernale. Ecco appunto, come vi dicevo, la città di Dite che brucia, alle spalle si vede appunto le fiamme del fuoco che divorano la città. Un'altra opera molto importante di Delacroix, realizzata qualche anno dopo, due anni dopo, nel 1824, è il massacro di Scio. Siamo in Grecia, proprio qualche anno prima, nel 1822, ecco, l'isola di Scio è quella segnata di rosso, vicino a quella che oggi è la Turchia, all'Asia Minore, si era consumato un massacro su quest'isola dominata, abitata dai greci. I turchi nel 1822, per sedare una rivolta contro l'impero ottomano, uccisero quasi 20.000 persone,
e altrettanti furono deportati come schiavi. Ecco, proprio per celebrare questo episodio, Delacroix decise di rappresentare quest'opera, dove le persone rappresentate a sinistra e al centro sono appunto i greci, gli abitanti di Scio, ridotti in schiavitù o alcuni anche uccisi o gravemente feriti, e a destra, su questo cavallo rampante che con sguardo sprezzante guarda verso i greci, appunto la figura del soldato turco pronto a inveire e a uccidere anche quei pochi greci che erano appunto rimasti. Vedete, la rappresentazione è una rappresentazione che rimanda a quell'idea di libertà, di dipendenza. La Grecia era stata per i francesi per i greci erano stati due paesi che molto vicini da questo punto di vista. I greci sotto il dominio turco, i francesi che si erano ribellati alla monarchia, quindi i greci guardavano a quegli ideali francesi come gli ideali appunto di grande libertà. E i francesi, a seguito appunto di questo episodio del 1822, guardarono ai loro fratelli greci costretti a vivere sottoposti al regime turco come appunto delle persone vicine a loro. Ecco perché Delacroix decide nel 1824 di rendere omaggio e di rendere pubblico ancora più di quanto non lo fosse stato questo massacro, questo genocidio quasi per il numero di persone coinvolte che fu fatto da parte dei turchi di quegli anni. Guardate il cielo. Questa rappresentazione di queste nuvole e di questo cielo azzurro che ricorda molto, ecco l'ho messo qui, i cieli dei grandi paesaggi di John Constable, che citavo appunto all'inizio, che insieme a Turner, a William Turner, sono stati i due grandi protagonisti del romanticismo inglese. Constable, in questa splendida opera che rappresenta il Carro di Fieno, riusciva a realizzare questi cieli in maniera straordinaria, con questa luminosità e questi giochi di luce e di ombre, con le nuvole cariche di acqua che si alternano alle nuvole più chiare, questi squarci di azzurro e di celeste, ecco qui ho messo il particolare, in maniera straordinaria. E sarà lo stesso Delacroix a scrivere che guardava ammirato le opere di Constable, prendendo spunto dei suoi paesaggi e dai suoi cieli per riprodurli poi nelle sue opere. Eccolo qui, il cielo di John Constable diventa motivo di grande ispirazione per diverse opere di Delacroix. E arriviamo alla grande opera che vi parlavo, il manifesto di tutte delle madri delle grandi rivoluzioni, appunto, anche se si ispira ai modi del 1830, ma oggi quando parliamo di rivoluzione francese pensiamo alla libertà che vive il popolo, anche se la rivoluzione francese c'è stata 50 anni prima, ma tutte le grandi rivoluzioni, se pensiamo anche alle guerre di indipendenza italiane, togliamo il tricolore francese, mettiamoci il tricolore italiano, è un dipinto, un'icona per tutti i modi rivoluzionari che hanno caratterizzato l'Europa nel 1800. Un'opera appunto che Delacroix realizza nel 1830, possiamo definirlo il primo quadro politico dell'arte moderna, la prima grande opera di mobilitazione da parte di tutti i cittadini. Di solito questo dipinto viene messo a braccetto con il quarto stato di bellezza da Volpedo, dove anche lì appunto c'è la mobilitazione del proletariato, di grandi masse, anche lì per quei semi di libertà. Al centro, ecco appunto, vi è la figura della Marianna, che qui è riportata nella piazza della Repubblica a Parigi, una figura molto importante per i francesi, immortalata da Delacroix con il berretto frigio, simbolo appunto di libertà, e con la mano destra brandisce il tricolore francese e con la sinistra ha la baionetta pronta a combattere, pronta a dare la vita, lei in primo piano, una donna tra l'altro, che guida un esercito di donne e di uomini di ogni età e di ogni estrazione sociale. C'è il borghese,
accanto vestito appunto con l'abito tipico dei borghesi del tempo, il cappello nero, probabilmente un autoritratto dello stesso Delacroix. C'è il ragazzo con le pistole, c'è il bambino sulla sinistra, ci sono gli anziani che partecipano e che appunto sono pronti con le famose barricate, lo vedete, il rojo, il viola, che ha messo le tracce di legno utilizzate per compiere le barricate in queste tre giornate, del 27, 28 e 29 luglio del 1830, dove Parigi e la Francia insorge contro Carlo X. Eccolo qui appunto. E in una di queste barricate Delacroix firma l'opera, inserendo anche la scritta, la data del 1830. E si vede sullo sfondo, qui si vede bene, poi ho messo anche il particolare, la città di Parigi. Si riconosce molto bene, non so, eccolo qui, le due torri di Notre Dame. E se ci fate caso, in alto alla torre sventola il tricolore francese. Piccolino, ma comunque ben in vista. Quasi a voler dire come quegli ideali che guidano appunto questi personaggi sono gli ideali che addirittura si sono impossessati di un monumento, di un'istituzione, del simbolo di Parigi, come appunto la cattedrale di Notre Dame. In questa costruzione piramidale, che ha appunto nel braccio destro della Marianna l'apice, che ricorda molto la costruzione piramidale che abbiamo visto prima nella Zattera di Medusa di Gerico, dove lì c'era quel personaggio, quel ragazzo di spalle scuro di pelle che appunto sbracciava il fazzoletto per farsi vedere dalla nave che arrivava, anche qui c'è una costruzione piramidale. In questo nucleo di personaggi, dove in primo piano Delacroix inserisce dei soldati francesi e dei rivoltosi che hanno perso la vita. Molto bello il particolare del calzino azzurro, uno presente e l'altro non più presente. Anche qui ho rimando un omaggio a Gerico nella Zattera di Medusa, torno indietro velocemente così ve la mostro, ecco, così vi faccio vedere anche la costruzione piramidale della Zattera. Eccolo qui, lo vedete? C'è quel ragazzo che brandisce il fazzoletto che ripropone questa costruzione a piramide. E anche qui c'è il calzino, in questo caso è un calzino bianco, invece della Croix inserisce un calzino azzurro. Vedete come tutte e due, in un certo qual senso, della Croix chiaramente dopo realizzerà l'opera della libertà che divide il popolo, ma ha dei chiari riferimenti con la Zattera di Medusa, che come abbiamo detto fu un'opera che rimase impressa a Delacroix e che gli permetterà di guardare l'arte in maniera completamente differente. Appunto, una donna che guida un gruppo di rivoltosi che vogliono conquistare la libertà. Qui ho messo appunto quello che succede proprio in quei giorni, la sera del 27, borghesia e popolo erigono barricate sulle quali sventola il tricolore, gli uomini del governo, 8.000, sono mani inquadrati e comandati dal maresciallo Marmont, lasciato senza ordini. Gli insorti, cui si aggiungono studenti ed ex guardie nazionali provviste di armi, sono circa 60.000 e sono inoltre avvantaggiati dalla strettezza delle strade che facilitano appunto le barricate. Ecco, questo è quello che rappresenta Delacroix. Qui ho messo in particolare del volto di uno dei rivoltosi uccisi, che ha sacrificato la propria vita per quegli ideali, non ha avuto paura di appunto sfidare la Guardia Nazionale, ma era pronto al cosiddetto martirio per quegli ideali, che lo stesso Delacroix difendeva, e lui stesso, come vi ho detto, è lui che scrive: non potendo io intracciare le armi, ho deciso di prendere il pennello per realizzare nello stesso anno 1830, proprio nello stesso anno delle tre giornate, quest'opera. Ecco, vedete la differenza tra i soldati della Guardia Nazionale, anche lui, uno ha perso la scarpa, con il rivoltoso che è stato trafitto al costato e col calzino, appunto, di colore azzurro. Ecco che rimanda, ecco, che avevo messo qui, al calzino della Zattera di Gerico.
opera che si trova al Louvre, e Delacroix, per rappresentare Marianne che muove la folla e che volge il suo sguardo indietro proprio ad incitare a non aver paura, a non aver timore, chiaramente si ispira alla famosa Venere di Milo, riprendendo appunto la costruzione spaziale del busto, del seno e il movimento anche dello stesso corpo che è esposto al Louvre e che Delacroix ebbe modo appunto di ammirare. Vedete la sinuosità del corpo, il fatto di mostrare il seno della Marianna ricorda appunto le movenze e i segni, anche qui nudi, della Venere di Milo. Vedete come quei riferimenti al mondo antico non vengono dimenticati, non vengono annullati completamente. Bisognerà aspettare gli impressionisti per annullare completamente tutto ciò che era il passato. Il romanticismo rivaluta, rivede, si riappropria, traduce in maniera differente tutti quei elementi che erano stati alla base dell'arte fino a quel momento, traducendoli in maniera chiaramente diversa. Ecco, molto bene l'uomo in ginocchio di fronte alla donna, alla Marianna, che come se volesse, come se fosse una sorta di blasfemia, come se fosse una sorta di preghiera dinanzi ad una divinità oppure ad una nuova vergine. La Marianna vista come la salvatrice, proprio come la Vergine Maria vista come la salvatrice delle anime. Il popolo francese di quegli anni vedeva i principi di libertà, di uguaglianza e di fraternità che incarnava appunto la figura della Marianna, un qualcosa a cui pregare, essere devoti, addirittura sacrificare anche la stessa vita. Molto bello appunto è il personaggio di questo giovane che brandisce le due pistole, anche lui pronto a sfidare la morte, e che verrà ripreso anche dall'altra celebre opera francese di Victor Hugo, I Miserabili, nella figura appunto del personaggio di Gavroche. Il ragazzo con lo spadino, guardate lo sguardo, questi occhi sbridati, questi occhi pronti a tutto, che guardano verso il nemico, pronto appunto a ucciderlo e a sacrificare la sua vita. Brandello semplicemente è una spada, non ha altre armi, ma è pronto appunto a tutto pur di conquistare la libertà. Questa è un'opera appunto anche molto grande, e diventa una sorta di manifesto promozionale, propagandistico di quegli ideali di quegli anni. E farà di questa opera, farà di Delacroix sicuramente un pittore tra i più importanti, se non il più importante, insieme a Géricault di quegli anni, tant'è che si autoritrae nel personaggio appunto del borghese con il cappello e l'abito, il cappello a cilindro e l'abito tipico della borghesia di quel tempo, a dimostrazione di come è una rivolta capeggiata da tutta la società francese, almeno tutta quella società che non si riconosceva nel mondo aristocratico, nel favoritismo e nei vantaggi che appunto aveva l'aristocrazia, quindi dal borghese al povero, al commerciante, all'operaio, al bambino, al ragazzo, all'anziano di quel tempo. Ecco, appunto, vedete, i due personaggi appartenenti a due mondi diversi, il borghese con fucile e magari un operaio o un contadino con semplicemente una sciabola e una pistola che ha appunto nel fuoco. Ecco, poi ho messo anche i tre colori, il blu del cielo, il rosso del fodero in cui quel personaggio brandisce la pistola e poi il bianco che rimanda appunto il colore, al tricolore della bandiera francese. Questo appunto è come si presentava Parigi e la Seine in quegli anni. E poi che cosa succede? Nel 1832 succede un evento importantissimo, Delacroix, dopo che nel 1830 con la libertà che guida il popolo diventerà il manifesto, il pittore più importante della Francia, viene mandato in Marocco a seguito appunto di una spedizione per incontrare il sultano Luigi Filippo d'Orléans, che prenderà il posto di Carlo X dopo le tre giornate di insurrezione, decide di
mandare della tua spedizione insieme ad una rappresentanza in Marocco. Forte anche del fatto che Delacroix era figlio, come abbiamo detto, di un ambasciatore francese, quindi era nato all'interno della diplomazia francese, conosceva benissimo, sapeva districarsi benissimo nei meandri anche della politica di quel tempo. Quindi viene mandato in Marocco proprio per parlare con il sultano e per intavolare anche i rapporti commerciali, politici e diplomatici con quel posto. Ecco, l'incontro con questa cultura marocchina, orientale, farà perdere la testa a Delacroix. Rimarrà folgorato dai quei personaggi, soprattutto dalle donne che vedrà in quei posti, dalla loro graziosità, dalla loro nobiltà d'animo, dalla loro grandissima femminilità, e rimarrà inebriato anche da quei colori che caratterizzano quei posti. Dal colore appunto che la terra del Marocco, della Tunisia, prende con la luce del tramonto, con la luce dell'alba, dove il colore appunto rosso, fuoco di quelle zone caratterizzerà molte opere di Delacroix. E questo appunto è un omaggio che lui fa alle donne di Algeri, opera del 1834, conservata al Louvre, dove appunto rappresenta tre donne all'interno di un'abitazione sdraiata a terra, con una domestica che appunto si sta dirigendo da un'altra parte, che ha portato delle pietanze o ha sistemato qualcosa per le donne. Vedete la grande femminilità di queste signore, abbigliate con abiti elegantissimi, riccamente ornate, con collane, con orecchini, sdraiate a terra su dei meravigliosi tappeti. Guardate come riesce a rendere la qualità, la resa dei tessuti di questi tappeti, degli abiti, delle scarpe di queste donne, in maniera davvero straordinaria. E questo è quello che scrive lui quando appunto è in quegli anni in Marocco. Scrive ad un amico: immagina, caro amico, di vedere per le strade, tagliate al sole o mentre si aggiustano le ciabatte rotte, personaggi che anche assomigliano a consoli, come Catone o Bruto, con quell'atteggiamento di sdegno che doveva essere tipico dei signori del mondo. Queste persone non possiedono altro che quel mantello dentro il quale camminano, dormono e vengono sepolte. Eppure hanno l'aria soddisfatta, la stessa che doveva avere Cicerone per la sua sedia curule. Non credereste mai a quelle che vi riporterò da questo viaggio, perché sarà comunque molto lontano dall'autenticità e dalla nobiltà di questi personaggi. Non c'è nulla di più bello dell'antichità. Ecco, vedete? Se Ingres, David e tutti i neoclassici trovavano nell'antichità Omero, la statuaria classica, i templi e le architetture, e in quello vedevano la perfezione dell'antichità, Delacroix romantico vede nell'antichità, elogia nell'antichità, che cosa? L'animo, la nobiltà interiore di questi personaggi che caratterizzano appunto questo mondo orientale. Tutto questo è in bianco, come i senatori romani o le feste palatacee. Vedete, i senatori romani che vengono equiparati da Delacroix in questa lettera che scrive ad un amico, come a queste figure dell'Oriente. Questo popolo è veramente antico, vita all'aperto e case chiuse accuratamente, donne che vivono ritirate, i grandi del luogo vanno a mettersi in un angolo della strada, accoccolati al sole, parlano fra loro, o vanno ad accollagliarsi in qualche bottega da mercato. Le abitudini e le antiche usanze regolano tutto. Noi ci accorgiamo di mille cose che loro mancano. La loro ignoranza, da loro la calma e la felicità. In mille modi loro stanno felici nella natura, noi altri, nei busti, nelle scarpe strette, nelle ridicole guaine, facciamo pietà. Ecco, nelle sue opere lui cerca di rendere omaggio a quella nobiltà dell'animo di questi personaggi. Ecco che cos'è il genio romantico di Delacroix. Ossia guardare e paragonare queste donne sedute a terra come i tanti schizzi di questi meravigliosi paesaggi che lui ammirava in Marocco, in Tunisia, in Algeria, in quegli anni, queste donne appunto sdraiate su questi tappeti, questi uomini vestiti di bianco, come dice lui, che non avevano nulla.
che non avevano nulla rispetto alla società europea, ma che avevano tutto, dice Delacroix, perché avevano conservato quella nobiltà dell'animo, avevano conservato quell'eleganza, quell'umanità, quella signorilità che lui ritrova tra questi popoli, tra questi personaggi del passato. Ecco, che lui immortale in questi meravigliosi schizzi che realizza e che oggi sono conservati per la maggior parte al Louvre, questo suo taccuino di viaggio in cui vedete le terre rosse che caratterizzano questi luoghi e che poi lui riproporrà in molti suoi capolavori, facendo attenzione, come fa Delacroix, ai giochi della luce e del cromatismo, guardando anche a Rubens, guardando anche a Tiziano, guardando a tutta quella pittura tonale veneta che lui appunto ammirava, soprattutto per i giochi della luce. Ecco, negli ultimi anni realizzerà anche delle opere prettamente di stampo più vicino al neoclassicismo, come la Furia di Medea, che vedete afferra i propri figli sguainando il pugnale pronta ad ucciderli e vendicarsi perché era stata abbandonata da Giasone, ma lo fa con quella pathos, con quell'animosità tipico dello spirito romantico. È uno spirito appunto più inquieto rispetto al pragmatismo, al linearismo dei pittori neoclassici. E nell'ultima parte della sua vita dedicherà anche un bellissimo ritratto a Chopin. Questo è il celebre musicista polacco, Chopin, un'opera conservata al Louvre nel 1838, che viene immortalato accanto a quella che sarà per 8 anni la sua amata, la sua compagna, George Sand, la celebre scrittrice, che viene raffigurata proprio mentre cuce, guardando Chopin che suona il piano. Questa è un'ipotetica ricostruzione dell'opera che Delacroix realizzò per i due. Questo è l'originale, appunto, insieme a questo ritratto di Chopin, perché l'opera venne separata. L'opera venne separata dopo la morte di Chopin, pensate, dai figli di Chopin, pensavano che dividendo la tela in due, non so se c'è Anna Donati in sala, Anna pensavano che dividendo la tela in due, quindi vendendo singolarmente le due parti, potessero guadagnarci di più. E allora hanno deciso, pensa tu, di dividere appunto la tela. Ma la tela probabilmente era così, cioè George Sand, la celebre scrittrice, molto eccentrica, particolare, totalmente diversa da Chopin. Chopin era un animo inquieto, molto introverso, molto riservato, molto preciso, pericoloso, che stava ore e ore, dice Sand, dentro il suo studio e per ogni nota era lì a vedere se provando al pianoforte dava quella sensazione che lui immaginava. Lei invece era un vulcano di idee, una donna davvero totalmente diversa da Chopin, ma come voi sapete gli opposti poi si attraggono. Ecco, i figli di Chopin hanno pensato di dividere la tela pensando appunto di poterci guadagnare di più, ignari del fatto che invece se l'avessero venduta intera ci avrebbero guadagnato molto, molto, molto di più. L'opera che oggi rappresenta sempre, oggi si trova nel museo di Copenaghen, invece il ritratto di Chopin si trova a Louvre, quindi in due musei diversi. Ecco, l'amicizia di Chopin e di Delacroix, un'altra amicizia importante come quella appunto di Delacroix per Géricault. Delacroix è stato un grandissimo, oltre che un grandissimo pittore, è stato un grandissimo uomo di cultura, poveretto, conosceva Dante, conosceva Shakespeare, leggeva, cioè conosceva nel senso che aveva letto le opere di Dante, aveva letto le opere di Shakespeare, conosceva gran parte della letteratura inglese, molta della letteratura italiana, conosceva il latino, quindi leggeva anche testi in latino, ed era un grande uomo di cultura. E quindi si circondava di altri uomini di cultura. Chopin era di animo sensibilissimo, anche lui molto acculturato, trova in Delacroix, e Delacroix trova in Chopin, dice lo stesso Chopin in una lettera, l'altra parte della mia anima. I due, appunto, Chopin poi non amava dare molta confidenza, sceglieva meticolosamente non solo le note dei suoi spartiti, ma anche le sue più care figure, gli amici, si potevano contare neanche sulle dita di una mano di Chopin.
Ma Chopin vede in Delacroix un animo sensibile, quel genio appunto romantico di cui vi ho parlato, era dotato di grandissima sensibilità, oltre che di grandissima cultura. I due spesso si ritrovano insieme sul divano di casa di Chopin a parlare di letteratura, a parlare di musica, a parlare di arte. E George Sand, la moglie appunto, quella che sarà per 8 anni la moglie di Chopin, descrive questi incontri avvenuti e descrive proprio nel 1838 quando è Delacroix, spinto da Sand, a chiedere a Chopin di poterlo ritrarre insieme alla moglie. Allora Chopin dice ok, mi ritrai però mentre suono al pianoforte. Allora Sand gli dice allora io mentre scrivo un libro, e Chopin gli dice no, perché mentre tu scrivi libri poi non mi ascolti, perché sei presa dal tuo studio e dal tuo... Allora tu mentre cuci e io mentre suono, cosa che invece non avveniva mai, perché Sand invece si ritirava nella sua stanza oppure usciva, e invece Chopin stava ore e ore a comporre appunto le sue melodie. E per una volta invece, come dimostra questa ricostruzione, lei che guarda ammirata mentre le mani del suo amato sono sul pianoforte, e lui molto fiero, consapevole di essere Chopin, è lì appunto a realizzare, a comporre qualche straordinaria melodia. La storia poi tra i due è particolare, perché i due poi si lasciarono dopo 8 anni di amore molto tormentato. Perché? Perché entra in ballo una motivazione: Sand aveva già dei figli, una di queste figlie poi è sposa ad un generale francese, Chopin non voleva che questa figlia sposasse questo generale, qualcuno ritiene perché Chopin fosse innamorato anche della figlia avuta da un altro matrimonio di Sand, e quindi i due poi litigano e la coppia si divide. Ma Delacroix fa in tempo a rimortarli all'interno di questa straordinaria opera. Siamo nel 1838, da lì a circa 30 anni nascerà la stagione dell'impressionismo, che invece sarà prerogativa del nostro prossimo incontro, sia martedì 25, dove analizzeremo insieme Manin. Grazie mille.